in libertà nel George Lake al Killarney. Il mare controvento non è il massimo. Noi punteremo a est verso la fine del George Lake per arrivare a un altro lago. Bisognerà portare la canoa in spalla, attraversare un bosco e entreremo in un altro lago. Eccoci sempre al Killarney Provincial Park, George Lake, canoa, Silvia. Ciao. E gentile. Tutto questo. Arrivando al primo punto di passaggio tra un lago e un altro, poi faremo portage. Ecco il portage, reportage sul portage, lo facciamo fare a Daniele. Guardate il contesto, stiamo passando George Lake e il lago successivo, non lo ricordo il nome. Questo è il prossimo lago, mi sembra abbastanza riparato rispetto al precedente. Questo è il portatore di canoa. Faticoso? Si può fare da soli? Sì, sì, si può fare. Pesa un po', ma niente di che, si può fare un pezzetto. Adesso proseguiamo in libertà. Come si chiamava quest'altro lago, ricordi il nome? Questo? Adesso ce l'ho sulla guida di là, accanto a George Lake. Vedi, riprendi pure i ragazzi, vedi come loro, eh? Abbiamo appena fatto il portage tra un fiume e un altro, tra George Lake e Freeland Lake. Adesso siamo in direzione Killarney Lake. Ci porta Silvia. Questo è un lago praticamente senza vento, riparato. Quell'altro era immenso. Forte, 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 fai forte, sì. Fai forte, fai forte. Wow. Ecco i Castori, qui questa è una via dei Castori, eh. Vedi? Sì. Occhio davanti, dall'altro lato, sì. C'è una roccia, vai dall'altro lato, veloce. Fermati in un punto roccioso per farci un bagno
l'acqua alta direttamente senza spiagge e spiaggette. Un paradiso di tranquillità intorno a noi. Dietro qui il nulla. Montagne, roccia, alberi.